Eccoci nella nostra cucina, la cucina di quel che passa il convento. Ciao Padre Francesco. Posso usare adesso un altro saluto, se non quello pasquale dell'alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia a tutti, pace bene ovviamente. Buona Pasquetta, ma ovviamente buona Pasqua, l'annuncio della Pasqua che risuona ancora oggi e che risuonerà ancora per molto, perché è così, è la risurrezione. Gesù è risorto e ci ha dato un messaggio grande, bellissimo, è vero, no? Mi auguro proprio di sì, grazie certo, Padre Francesco. Sì. Soprattutto perché aspetto con ansia la riflessione della giornata di oggi, del lunedì dell'angelo. Guarda, allora ti dico subito una cosa, non potevo non prendere la riflessione dal Vangelo di oggi, perché è quello, è importante, il Vangelo, la parola che Gesù dà a ciascuno di noi. E pensa che l'annuncio della risurrezione, lo sai sicuramente, come i nostri telespettatori a casa, viene dato direttamente a chi? Alle a donne. Voi donne. E allora... Ascoltiamo dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Penso che è un messaggio grande quello che Gesù dà alle donne come annunciatrici di questa novità e di questa verità. Gesù quindi risorge e non lo dice agli uomini, ma lo dice a voi donne. E non solo, ma che siate anche annunciatrici di questa novità, di questa verità. E allora voi siete chiamate ad annunciare, perché Gesù vi guarda con un occhio diverso da quelli che sono gli occhi di tantissimi altri, che è quello del rispetto, è quello dell'amore. E allora voglio lodare e ringraziare il Signore per questo giorno, perché tutte voi donne, tutte, possiate sentirvi sempre più amate e rispettate. Annunciate questa verità, annunciatela profondamente, con forza, perché Gesù vi ama. È una bellissima riflessione, Padre Francesco, ti ringrazio ovviamente in quanto donna, perché veramente hai posto l'accento su questo argomento. Grazie Padre Francesco per questa giornata in cui veramente ci hai fatto ovviamente ascoltare la parola di Dio nel lunedì dell'angelo. Detto questo, Padre Francesco, noi oggi continuiamo a cucinare, essendo certo. Giornata poi ricca Pasquetta. Sì, tutti quanti fuori di casa stanno. Tutti fuori, e a casa non è rimasto nessuno. Ma speriamo. Speriamo. In ogni modo, chiamiamo subito la nostra ospite, che secondo me di gite, di Pasquette fuori porta se ne intende, la nostra amica Catiuscia Laneri, che viene da Napoli. Benvenuta, buongiorno, Catiuscia. Buongiorno, diciamo che mi intendo anche di uva di Pasqua, vista la e poi ho anche la sorpresa. Auguri, pace bene, benvenuta. Che cosa sono, Catiuscia? Guarda che meraviglia. Allora, sono dei magneti un po' insoliti, perché sono delle caricature di Padre Francesco e di Virginia, perché eccola. Insomma, mi è dispiaciuto non trovarla qui. E sono delle caricature realizzate a mano da un mio carissimo amico Peppart, in arte Peppart, ma si chiama Giuseppe. Quindi insomma, l'ho fatto fare apposta, sono pezzi unici. Sono meravigliose, quindi Padre Francesco ti assomiglia tantissimo, soprattutto col mestolo, col mestolo, guarda, in mano. E questa è Virginia, sono peccato, bellissime. Peccato che io lo posso fare, cioè, sicuramente ci starà guardando, però Virginia, non... Troppo bella, guarda, si troppo ma anche questa pentola a mano, guarda, si troppo bella. Sei venuto bene anche tu, Padre Dai, Francesco, sì. Padre Francesco, soprattutto si diceva, no, oggi giornata di Pasquetta, tutti fuori, ma qualcuno a casa ci sarà rimasto certo, ma a guardare quel che passa in convento? Sicuramente. Dici? Sì, sono io! Chi? Francesco, Virginia! Virginia! Catiuscia, ciao! Ciao!
pace e bene. Buona Pasquetta a tutti. Auguri, auguri, auguri Virginia. Grazie, ma che gioia. Ma io non mi posso perdere una puntata. Francesco, ma ti pare che anche il giorno di Pasquetta non vedevo quel che passa al convento? Mi raccomando. Mi mancate tantissimo. Guarda, guarda veramente con grande gioia, sono veramente contento. Non mi metto a piangere perché è Pasqua e Pasquetta, quindi lo sai, però sono contento. Come stai? Come va allora? Bene, bene, insomma, in questa giornata in cui tutti sono a fare, si stanno preparando, secondo me, Padre Francesco, a fare un bel picnic fuori o a casa, una riunione con gli amici. Quindi sono proprio curiosa di sapere che cosa proporrà oggi la nostra Katiuscia lì con voi. Sicuramente qualcosa da portare nel picnic. Io vi faccio tantissimi auguri per la Pasqua che è appena passata, per questa bella giornata di oggi. Certo. E lo faccio anche a tutti i nostri telespettatori. Per me è stata una Pasqua importante, visto che è stata la prima Pasqua che ho passato con i miei bambini. Lo sappiamo, che bello. Troppo contenta, veramente. Di Pasqua, un bellissimo regalo. È stato bello. Grazie. Auguri alla mamma Virginia. È bellissimo dire mamma Virginia, faccelo dire. Veramente siamo tutti contenti per te. Comunque Melania si sta comportando bene, no? L'aiuto Virginia sta andando bene. Melania, ma tu come ti stai trovando? Come ti trovi come mia aiutante? Io ho avuto un'ottima maestra, ovviamente, e soprattutto mi ha insegnato innanzitutto dove sono gli oggetti qui in cucina, che è la prima difficoltà, e poi a comportarmi bene con Padre Francesco. Bravo. Bene. Ottimo insegnamento. Con Padre Francesco si trovano bene tutti, vero Melania? Si diverte. È vero, hai proprio ragione. Nell'attesa di rivederti andiamo subito a mettere queste splendide calamite. Hai visto come ti rassomiglia? Le andiamo subito a mettere sul frigorifero. Grazie Katiuscia, grazie per questo splendido pensiero che hai avuto. Insomma, ma quindi io sono somigliante a quella calamita, i bambini qui si stanno facendo un sacco di risate. Pare di sì, guarda un po'. Allora... Dicono, mamma, ma come sei lì? Ma adesso vai a finire anche sul frigorifero. Bellissimo, è stata una sorpresa meravigliosa, veramente ecco. ti ringraziamo di cuore, siamo veramente molto molto felici di questa bellissima sorpresa, particolarmente concedimeli io, perché lo sai bene che ti voglio. Anche io, Padre Francesco, grazie. Particolarmente. Grazie. Anche io le voglio bene. Io non posso dire una cosa io, capito? Virginia, che vuoi fare? Anche io, tutti e due, e anche ai nostri amici a casa. E non potevo non essere presente in questi giorni di Pasqua, ci tenevo tantissimo a fare gli auguri a voi, a tutti gli amici che ci seguono da casa sempre, che spero insomma vi perdoneranno per essere sparita così all'improvviso. Glielo dico sempre, glielo scrivo su Facebook, però insomma spero che mi perdoneranno, così poi un giorno racconterò questa bella esperienza. So che voi intanto proseguite alla grande, siete grandissimi, io non manco un giorno di guardarvi, sempre. Grazie. Grazie Virginia, un abbraccio. Ciao Virginia. Bravo Padre Francesco. Un abbraccio. Ti voglio bene, ciao. Un abbraccio a voi, anch'io vi voglio bene. Ciao Katiuscia, buona scampagnata, ovviamente dopo la ricetta di quel che passa il convento. Un bacione anche ai bambini, anche a Francesco tuo marito. Grazie, ciao cara. Grazie, un bacione pure dai bimbi. Grazie. A tutti voi. Ciao, ciao. E allora, c'era più che qualcuno oggi a casa, Padre Francesco? Non piangere. Ecco qua. È bellissimo questo momento, Padre Francesco. Ci domandavamo chi ci fosse a casa e c'era la nostra Virginia. Ci serviva acqua per il tortano, usiamo le lacrime di Padre Francesco. Allora, la ricetta di oggi che ci cucina la nostra amica Katiuscia Laneri, che viene da Napoli, che cos'è? Il tortano. Il tortano napoletano. Che si distingue dal casatiello perché?
Vediamo se lo ce lo dirà la nostra amica Katiuscia, perché si distingue dal calzettino. È qui apposta. Intanto, per fare il tortano, questi sono gli ingredienti: 600 g di farina 00, una bustina oppure un cubetto di lievito di birra, ovviamente se usiamo il lievito fresco, 10 g di sale, pepe macinato in abbondanza, 300-400 ml d'acqua tiepida, 120 g d'olio extravergine d'oliva e poi 100 g di salame napoletano, 100 g di pancetta, 100 g di scamorza, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di provolone e ancora 40 g di pecorino grattugiato, 40 g di grana padano grattugiato. E poi, come se non bastasse, 5 uova sode. Quindi davvero un tortano ricco, ricchissimo di tutti questi ingredienti, Katiuscia. Ricco, ricchissimo, perché in realtà sono ingredienti che già si trovano a casa dopo il pasto della Pasqua, quindi sono prodotti che si hanno nell'antipasto. Ah, ecco, quindi non è che devi comprarli apposta, anche se li compri apposta li trovi già fatti, già misti. Cominciamo velocemente a fare l'impasto. Tu prendi la farina, io ti prendo una Perfetto. Bella bowl grande e capiente. Facciamo... Ecco qua. No, ah, facciamo, lavori direttamente, sì, sì. Oggi lavori direttamente qui. Dai. Allora è facilissimo. Facciamo. Allora questa dai pure a me. Facciamo, come dice Padre Francesco, io devo dire il Vesuvio. Il Vesuvio, visto che vengo da Napoli. Origini. Ok. Quindi ci serve il lievito, che io sciolgo già nell'acqua tiepida. È salata. È qui. Questa è l'acqua. Da buona abitudine saliamo l'acqua, io come ci ha insegnato a fare. Dovrei chiedo una mano l'acqua. Io. Ups, come ci hai insegnato a fare. Lo spezzetto ecco. lo ecco qua. E quindi con questo ti aiuti con l'acqua. Adesso faccio una cosa bellissima che mi piaceva tanto vedere fare al mio papà quando era vivo. Questo io lo adoravo, quando faceva così che riusciva a non far uscire ecco, vedi? L'acqua fuori. Era bravissimo. Siamo cristiani, lo sappiamo, Katiuscia, la resurrezione consiste proprio in questo. Ecco. Ed è sempre vicino a me, questo sempre, lo so. È bellissimo questo ricordo. Mentre ci ricordi di questa persona che immagino non ti abbia insegnato soltanto a fare questo nella vita, che era tuo papà, ti do una mano a tagliare gli ingredienti, perché certo, vedo che ce ne iniziate. Sono tantissimi. Vediamo. Quindi cominciamo a tagliare gli ingredienti. Come ce li dividiamo, Padre Francesco? Come vogliamo io fare? Io l'ho scavalzato il provolone. Vai, ecco qua. Prendi il piatto. Ecco dividetevi qua. Quello che volete, ci sono anche le uova da rompere, da pulire, perché queste sono sode. Da pulire, benissimo. Allora queste facciamo a dadini, vero? A dadini, sì. Poi in base ai gusti si fanno più o meno piccoli, grandi, a seconda, insomma, si ecco vuole, qua. Katiuscia, come hai bisogno di un altro po' di acqua? Come? Katiuscia, come si chiamava tuo papà? Il mio papà come si chiama? Si chiama. No, lo diciamo per far capire alla gente che non lo sa che in realtà lui non è più fisicamente qui. Però è sempre al mio fianco e questo lo dico continuamente. Quindi, come si chiama papà? Antonio. Antonio ha ovviamente avuto un ruolo molto importante nella tua vita. Ma penso che tutti i papà abbiano un ruolo importante nella vita dei figli. Il tuo in particolar modo, perché mi raccontavi, è stato decisivo in quello che è stata la scelta tua di intraprendere questo lavoro, che è un lavoro, abbiamo detto già quando ci siamo conosciute l'altro giorno, è un lavoro... impegnativo, che mette a dura prova la resistenza non solo fisica, e soprattutto ci vuoi raccontare come ci sei arrivata a fare cosa innanzitutto? La giornalista. Allora, io l'acqua la tengo io così riduciamo i tempi. Tu taglia, perfetto. Scusate il comando, ma no, i fai tempi bene. Sono stretti. In fondo noi siamo i tuoi aiuti, È successo questo, io ero da piccola, amavo già scrivere, quindi scrivevo diciamo intorno ai 15, 16, 17 anni, facevo volontariato, ACR, queste cose qui, e quindi scrivevo le storielle per i bambini e mi piaceva tanto scrivere, eccetera. Già all'età di 10 anni, alle elementari, ci fu una perdita a Napoli, i ragazzi del Melograno, ricorderai quell'incidente, no. Io ero piccolina e ci fecero fare un tema e io ricordo quel tema è stato l'unico letto a tutta la classe, ero già praticamente una giornalista perché avevo scritto tutto quello che era avvenuto con un sentimento eccetera. Poi crescendo la mia passione per lo scrivere e così via e poi è venuto il giorno che dovevo scegliere gli studi da fare post scuola dell'obbligo e papà mi iscrisse all'istituto professionale invece di iscrivermi al classico nonostante i consigli della professoressa di italiano.
Io arrabbiatissima, come mi iscrivi? Io voglio fare il liceo classico, voglio allora, scrivere. Intanto io continuo a tagliare, giusto? Sì, Caniuscia? Perfetto. Queste cose sono gli ingredienti che servono dopo. Che vanno all'interno del torno, sì. Quindi vanno tagliati sì. Tutti. Padre Francesco, sì. Che tieni, continua. Sì, dammi, ecco qua, pure ecco questo qua. Va benissimo. E quindi? E quindi niente, brevemente. Ti scritto alla, mi ha scritto al professionale. Al professionale. E mi ha detto, visto che tu già sai scrivere, perché vai a scuola per imparare una cosa che già sai fare? Vai a un istituto professionale dove impari un mestiere. E ha avuto ragione, perché io alla fine mi sono ritrovata a capire di determinate cose fiscali, eccetera, perché ho fatto l'istituto professionale, poi mi sono iscritta al turismo e sì. Mi è servito in quello che è stata la mia carriera, perché io poi sono diventata una video reporter, ma fondamentalmente una produttrice televisiva, quindi io mi autofinanzio tutto quello che faccio e quindi sono fai tutto tu praticamente. Alla fine, sempre come ho detto, di necessità virtù, mi sono trovata con i cameraman che mi facevano le interviste senza audio, mi sono trovata col montatore che se ne andava in vacanza lasciandomi in sospeso il montaggio, mi sono trovata io che salutiamo affettuosamente tutte certo. Queste persone che certo, mi hanno aiutato e continuiamo a tagliare, io do una mano anche i nostri cameraman. Tutti che non vanno in vacanza e soprattutto non lasciano, stanno attenti all'audio, spero. capita comunque, è bellissimo. Con questo che mi rispose, mica faccio il fonico io. Va benissimo. La nostra mi sono trovati tutti i colori. Katiuscia è piena di risorse, veramente, perché al di là di questo di necessità virtù, lei davvero di virtù ne ha tante, perché oltre ad essersi mi ha sentito il mio fidanzato, perché altrimenti non so se il mio fidanzato è d'accordo con questa cosa. Come no? Come si chiama il tuo fidanzato? Sì. Luigi. Gigi. Ah, Gigi. Noi lo chiamiamo Gigi. Vabbè, Luigi. Gigi. Vabbè, posso chiamarlo Gigi se. Sì, come? Pace bene, Gigi. E perché non deve essere d'accordo? Sarà ben fiero di te il tuo fidanzato. Mi auguro di sì, guarda che non è facile stare con me, soprattutto se tre giorni prima di Natale ti dico me ne vado in Afghanistan. Ah, ecco, penso proprio sia facile stare con una così. Immagino. Senti, ma c'è un aneddoto legato al tuo fidanzato, o meglio, alla mamma del tuo fidanzato, che lega te, la tua suocera e il tortano napoletano, è vero? Sì, perché il tortano è stato il mio bigliettino da visita al primo pranzo. Wow! Però allora, da premettere che erano svariati anni che non avevo un fidanzato, nel senso sono stata single per un bellissimo po' di tempo, mi sono dedicata alla mia carriera e quindi insomma non è stato facile convincermi a casarmi, insomma. Senti, mentre mi racconti questa storia, io intanto comincio a preparare le uova, che immagino vadano sgusciate. Sì, giusto? Sì. Uova Katiuscia, sode. Va bene così come sto perfetto, tagliando? Benissimo. Perfetto. Io chiedo sempre. Sì. Ma non c'erano cipolle prima che è lacrimato? No. La chiamerai cipollina mia da domani cipollina. In poi. Un basto pane allora, io tortano. Tortano, se no c'è il tortano, non ci confondiamo. Ecco. Sì, perché lei ci ha già regalato le ricette del pane, ti ricordi quanto sì, era sì, buono? Sì, molto! Quindi l'impasto del tortano finora che cosa contempla? Farina, lievito, semplice impasto da pizza, insomma. Cosa c'è? Sale e pepe li mettiamo nell'impasto? Sì, in realtà l'abbiamo dimenticato. Io di solito lo metto insieme alla farina, però adesso lo faremo dopo, quando metteremo gli affettati. Ok, insomma. Quindi praticamente tu prima hai detto il tortano napoletano, che è diverso dal casatiello! Ecco, che cos'è? È un'offesa? A dare del casatiello a un tortano? No, ma neanche dare del tortano a un casatiello. Scusa. È un'offesa chiamare uno casatiello. è proprio un casatiello, insomma. Scusa, c'è un altro significato. È bello pesante comunque. Ma, perché, ma qual è? Cioè, il tortano è comunque ricchissimo. C'è qualcosa più pesante del tortano finora? La differenza è piccolissima. Poi dipende dai gusti. Perché il casatiello, se tu ci fai caso, le uova le ha sopra. E le metti a crudo nel forno, quindi vengono cucinate insieme al casatiello. Ah, ecco. Invece il tortano le uova le tiene, vedi, sode, tagliuzzate insieme al resto del... Quindi le metti dentro. Quindi stiamo procedendo bene, cioè questi sono tutti gli ingredienti le devi tagliare. Che avranno dentro e poi taglieremo. Sì. Intanto questo impasto immagino dovrà riposare, giusto? Ben 3 ore minimo. 3 ore, come riposa? In una ciotola? Così? Come si fa? Sì, metti in una ciotola, tranquilla, insomma. Le ungiamo la ciotola, come funziona? Guarda, io non ungo la ciotola, però sempre come faccio io,
Mi ti bagno le mani. Ah, ti sporchi le mani con l'olio. Qua bisogna sporcarsi le mani, ragazzi. Ecco, allora vado a prendere l'olio, così ti faccio sporcare per bene le manine. Ok. Queste manine preziosissime. Ecco qua. Katiuscia, che cosa stai facendo con questo impasto? Lo stai proprio... Lo sto picchiando. Che ti ha fatto di male? Così, un modo buono per sfogarsi quando uno non sta bene. Mamma mia, insomma, vabbè, insomma, okay, lo sto cercando, di stenderlo, insomma. Sì, con le mani. Con le mani, vedi, non con i pugni. Stai notando che comunque non sta usando matterello. No, tutto a mano. Sta facendo tutto a mano, certo. E noi nel frattempo possiamo aiutarti. Assolutamente sì, adesso le uova si devono tagliare, perché queste, come abbiamo detto, il casatiello le porta sopra crude. Invece queste vanno cotte e tagliate e messe dentro. Una differenza esagerata, quindi tra casatiello e torta. Sì, non facciamo brutte figure. Assolutamente. Soprattutto se dobbiamo portare il torto a casa della suocera. È vero. Tra l'altro un'ottima cuoca. Come si chiama tua suocera? Elena, la signora Elena. Elena. Sì. Pace bene, signora Elena. Un saluto, signora Elena. Quindi la signora Elena è stata più che contenta quando mi ha visto arrivare questo tortano fatto da Sì, Cagliari. Lei mi ha detto... Vabbè, hai fatto una bella figura. Ah, cioè, me l'ha detto proprio chiaro. Quindi, ecco perché il biglietto da visita. È vero, certo. Visita, sì. Proprio bisogna mettersi, bisogna cimentarsi sulle tradizioni. Sì, sì. Allora, io in realtà quando ho conosciuto Luigi, quando uno sente la giornalista va in giro, fa questo, fa quell'altro, quindi di cucina non ne capirà nulla. Allora, ogni volta lui lanciava la sfida. Se sai fare questo... Allora io ti regalo l'anello di fidanzamento. Se sai fare quest'altro, allora... Quindi, questa cosa. Padre Francesco, misuriamo un po'. Quindi anello di fidanzamento uguale a per far bene così il torta. Francesco, che devo fare adesso per farmi sposare? Gigi, fatte fa pastiera. Guarda, mi conosce troppo bene, sai, la pastiera non mi piace e non mi riuscirà mai. Padre Francesco, ma tu non vuoi il bene della nostra Katiuscia? No. Ma certo che le voglio un mondo di bene a Katiuscia e so che sa da sposare quanto prima. Perché devo sposarmi quanto prima? No, assolutamente, per dire, perché da fa pastiera, ma da fa assaggiare a me, no? Allora. Vabbè, quindi andiamo avanti. Allora, lui ti ha messo alle prove. Sempre alla prova. Tu Gigi con i piatti della tradizione. Sì. E poi faceva anche i confronti con quelli che sono i piatti della signora Elena. Che so, per esempio... Non si può fare. Sai cosa fa mio marito? Uh-huh. Melania, mi fai questo qui? Ma mia madre lo fa meglio. Mi dice sempre questo. E quindi volevo sapere, ma funziona così? Cioè, tutti i fidanzati mariti poi si mettono... Fanno i confronti con le proprie mamme. Guarda, in cucina. Io mi trovo benissimo con la mamma di Luigi. Il problema è era strano Luigi. Dire. Luigi, vedi che sto aggiungendo l'olio, ancora. Ecco, sì. Io lo aggiungo perché così viene. È bello anche come lo sta lavorando, forse non l'avete notato perché voi non te da parlare, poi parlate, però. No, non l'ho notato. La lavorazione di questa pasta è tutta particolare perché deve essere continuamente lavorata, nonostante abbia già lievitato. Ecco. Quindi c'è bisogno ancora di lavorarla. Io ho notato una cosa, prima l'ha riempito di botte a questo povero torta, adesso lo sta accarezzando. Lo sta accarezzando, sì. Quindi diciamo, allora padre Francesco, che dici, cominciamo a tagliare le uova? Va benissimo, così diamo una mano? Esatto, dimmi perfetto. Un po'. Ecco, dimmi ti passo un uovo già. Scusami Katiuscia che ti sono passata davanti. Katiuscia, ecco. Come dobbiamo tagliarle le uova? Quadrati, a quadretti, sempre a cubetti. A cubetti, quindi. Benissimo, allora possiamo fare anche in questo modo qua. Ok. Ecco. Katiuscia, tu c'è una cosa molto bella che mi dicevi poco fa. Uh-huh. Quando parlavamo del tuo papà, parlavamo del tuo percorso di studi. Tu mi raccontavi di questo corso che hai fatto per giornalista, che hai fatto per operare in territori di guerra, giusto? Sì, in realtà si intitola Per giornalisti destinati a operare in aree di crisi. Mm. E siccome Napoli è un'area di crisi, insomma, per tutto quello che avviene, eccetera, io sono andata
si partecipa per curriculum, insomma, in base al curriculum si viene accettati a questo corso, che è fatto insieme all'SMD, lo Stato Maggiore di Difesa, e l'FNSI, la Federazione Nazionale Italiana della Stampa. E ho detto, beh, vado così, so meglio come mi devo muovere a Napoli per non correre rischi, sai, con la telecamera, eccetera. Scusa, Katiuscia, passo per me possiamo anche iniziare a riempire, sì. Ok. Quindi tu hai fatto questo corso per operare in aree di crisi, ma poi l'hai messo in pratica a Napoli? Anche a Napoli, sì, insomma. Vabbè, io devo dire che a Napoli papà pure ci ha visto lungo e mi ha fatto fare subito il corso di difesa personale. Da piccola io sono cintura nera di jiu-jitsu. Addirittura. E quindi, sì, pure. Il jiu-jitsu? Che dice, questa io non la terrò mai ferma a casa. Ma che cos'è il jiu-jitsu? Si chiama praticamente dolce arte, è la prima arte marziale giapponese, quindi è un'arte di difesa vera e propria, non di attacco. Ed è ottima per le donne, quella che fanno fare di solito anche a Napoli, il comune di Napoli fa fare questi corsi gratuiti per le donne, insomma. Autodifesa poi. Autodifesa vera e propria, non c'è bisogno di forza fisica. Allora, non bisogna mai farti arrabbiare, Katiuscia. Non è vero, guarda, alla fine ti dà molto contatto. Perché è una disciplina orientale. Si porta autocontrollo. Autocontrollo ad avere i riflessi pronti a ragionare in un determinato modo. La disciplina orientale io la trovo fantastica. Le tue giornate durano 30 ore perché fai tutte queste cose, ti dedichi al tuo lavoro, anima e corpo, cucini il pane anche alle 2 di notte quando non c'è niente in casa. Ah, vai dal tuo fidanzato, dalla suocera e soprattutto fai anche il jiu-jitsu, questa dura 30 ore. Non lo faccio più. Quanto durano le tue giornate, insomma? Durano tanto, però in realtà il bello è che sono le nuove tecnologie che ti permettono di fare cose. Hai ragione. Allora, noi possiamo anche iniziare a riempire. Come funziona? Prego, prendiamo, mettiamo un po'. Allora, facciamo un po' di pepe. Ecco, aggiungiamoci il pepe. Lo mettiamo adesso come base, quindi. Sì. Ecco. Guarda che bello. O anche nell'impasto si può mettere, nella farina, insomma, ognuno fa come vuole. Dipende da quanto piace. Sì, questo pure è vero. Beh, a noi piacciono le cose molto saporite, devo dire. Ecco, fuori uno. Poi si fa uno strato di uova. Su, aiutatemi. Sì, metti un bacio. Così, un po' così. Ecco qua, perfetto. No, basta uova perché facciamo un altro strato. Ah, uno strato, ok, perfetto. Perché mo devi vedere, mo è qua la... Ecco. La signorella è molto fortunata se gli sei presentato questo bel torta, no? Devo dire. L'importante è che era buono. Non bello, ma buono. A quanto pare. Ah, quindi facciamo un rotolino alla volta. Sì, io devo dire che l'ammiro molto questa donna, perché è una donna che non solo ha cresciuto 3 figli, è stata bravissima a cucinare, cioè un'ottima donna di casa, ma poi ha lavorato, in tutta la sua vita ha lavorato ed è riuscita anche a laurearsi mentre lavorava, aveva figli, aveva, insomma, veramente tutta una donna da ammirare. Bella, molto bella. Complimenti, signora Elena, e brava. Poi ha cresciuto un figlio meraviglioso. Perché giustamente è un figlio che era destinato a lei. Secondo me sei sulla strada buona, sai, Katiuscia. Dobbiamo vedere come dobbiamo fare se è da sposare. E mi deve sposare padre Francesco. Minimo varicenna, ecco. In dialetto napoletano. Certamente che sì, sarebbe. Quindi gli invitati devono rigorosamente capire il dialetto napoletano. Io un po' mi sento esclusa, vorrei dirlo, però. No, no, ma certo che sei invitata anche tu, vero? Ma molto volentieri, io l'ho fatto da damigella e sono stata molto contenta. Mi ha portato anche bene, quindi insomma, molto contenta. Ecco. Intanto vedi come Katiuscia sta girando e sta riempendo. Perché così, padre, allora la cosa che ho capito è che così viene proprio pieno ogni rotolo, è giusto? Una viene meraviglia, proprio ricco. È una meraviglia. Bene. È veramente. Abbiamo. Ecco, forse. Sì. Riempiamo fin dove possiamo, altrimenti non ci sono problemi. Se avanza e magari si può fare qualche altra cosa in seguito, però ecco. Noi non facciamo avanzare niente, perché questi già sono prodotti che si fanno, piatti che si fanno con gli avanzi. Certo. Quindi facciamo un piatto con gli avanzi degli avanzi. Meglio ancora. Bellissimo. Ecco, allora, a questo punto. Il sassicino. Okay. Quindi viene un rotolo farcito praticamente. Ecco, esatto. Questo è oleato o no? Non è ancora oleato. Allora aggiungiamo un po' d'olio. Ok.
Allora, avremmo dovuto mettere anche il formaggio, e non l'abbiamo messo, per una questione di gusti sempre, però la ricetta lo prevede. Ok. Però, stando, di solito, siccome ci sono già i pezzettini di formaggio e per questioni anche dietetiche, io lo evito. Ok, quindi la nostra amica Katiuscia Laneri ci sta svelando tutti i trucchetti per un ottimo e ricchissimo torto napoletano versione light. Sì, quindi c'è anche la torta versione light. Ah, ecco, vedi? Io dico la torta con tutti gli ingredienti che non hai in casa. Ma con che cosa si fa? Con l'acqua. Acqua, aria, volendo. L'acqua, la farina, lo zucchero. Ma basta. Ma perché questa attenzione alla linea, Katiuscia? Perché non si vede. Oh, no. Ma dai, no, veramente. No, allora, io vi devo raccontare sta cosa. Il mio secondo nome è Giovanna. Eccola. Io mi chiamo Katiuscia Giovanna Mascia. Per fare la rima, Mascia, perché non è che servisse per tanto. Quindi questi sono tre nomi, Katiuscia, Giovanna, sì, Mascia. Sì, sono come Diana, Tatiana e Elenia, erano fissati. E Luana? Luana non mi ricordo. Non mi ricordo. È uno dei rari casi in cui fratelli non ci si ricorda i nomi perché sono tanti. Non mi ricordo. Ok, va bene. Mia madre, giovanissima, perché mi ha avuto a 21 anni, all'epoca insomma si faceva presto, aiutatevi, grazie. Ecco qua. Ecco qui, quindi adesso Giovanna... questo lo mettiamo a ricrescere. Ecco. Ok, ricordatevi sempre. Ah, ecco, quindi una volta già posizionato nella teglia dove poi andrà in forno, deve lievitare ancora. Lievitare di nuovo. Ah, ok. E deve proprio uscire fuori. Ah, ok. Io di solito metto un bicchiere qui al centro per non farlo chiudere. Ah, perfetto, giustissimo. Allora, questo lo mettiamo a riposare ancora una volta. E quindi dicevo, mia madre giovanissima, preoccupata per la sua prima figlia, insomma, e fece voto a Papa Giovanni. E quindi per avere una bambina, o un bambino comunque sano, bello, intelligente e chiatto. Ecco. E chiatto? E chiatto, grasso. Ah, perché era un segno di salute, no? Se nascevi quindi grasso, quindi proprio un voto per avere un figlio chiatto? Sì, io sono, per grazia ricevuta, resterò grassa a vita. Allora, è bellissimo questo voto. E quindi all'insegna dell'essere chiatto? Chiatto, chiatto, si dice, cioè in salute. In salute, chiatto. Intanto può essere anche chiatto senza salute. Chiatto, cioè... scoppia di salute, questo, come pure questo, questo qua. Questo è il prodotto finito. Eccolo. Questo è il torto napoletano finito, perché dopo che è lievitato ancora una volta nella sua teglia, è andato in forno per quanto tempo? 45-50 minuti. È forno massima potenza. Massimo. Certo, sì. Il risultato è questo, che a giudicare dal profumo... Vorrei dire, se ne infischia della dieta. Un coltello, così festeggiamo. Sembrava, eccolo. Stessi dicendo, no? Ecco. Okay. Se ne infischia della dieta questo torto napoletano, devo questo dire. È ottimo. Che meraviglia. Che meraviglia, ecco, per la scampagnata. I napoletani se ne vanno nel bosco di Capodimonte, oppure vanno anche a Roccamonfina, se ne vanno a Ischia, se ne vanno ovunque per festeggiare la Pasquetta, eppure noi la stiamo festeggiando qua. Armati di tortolo napoletano, buon lunedì dell'angelo a tutti. Sì. Grazie a Katiuscia, grazie a Padre Francesco. Pace bene e ancora a tutti tanti auguri, alleluia. Pace bene. Alleluia, arrivederci, alla prossima ricetta.